Dottor Antonino Cartabellotta, presidente Fondazione GIMBE, gruppo italiano medicina basata sulle evidenze. Quanto è importante il vostro impegno proprio per questo tema della ricerca? Sì, la Fondazione GIMBE ha tra i suoi compiti istituzionali quello di migliorare la rilevanza, l'integrità, la qualità, la metodologia della ricerca e da tempo abbiamo lanciato diverse iniziative che, grazie al coinvolgimento di vari stakeholder, dalla politica ai ricercatori agli enti regolatori, a poco stanno portando i primi risultati. Io oggi al congresso FADOI presenterò la campagna Lancet Reward, lanciata ormai 4 anni fa dalla prestigiosa rivista internazionale, che ha per titolo incrementare il value e ridurre gli sprechi nella ricerca, intervenendo prevalentemente su 5 macro determinanti: la definizione delle priorità, gli aspetti metodologici, quindi il rigore nella conduzione degli studi, la parte regolatoria che spesso è troppo lunga, l'accessibilità dei dati e l'usabilità dei dati. Quello che siamo riusciti a ottenere grazie al coinvolgimento diretto del dottor Leonardi del Dipartimento della Ricerca del Ministero è che adesso la campagna Lancet Reward è entrata a pieno titolo nell'agenda della politica sanitaria italiana con il Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria 2017-2019, e questa nostra attività di collaborazione continuerà nella definizione di quelli che sono degli elementi per monitorare l'impatto della ricerca sul Servizio Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda la ricerca da promotori no profit, qual è la sua riflessione? La riflessione è che la ricerca indipendente in Italia è ancora largamente ipotrofica, sicuramente per scarsi finanziamenti. Qualcuno dice che metodologicamente è meno accurata di quella profit, però sicuramente la ricerca, a me piace chiamarla più indipendente che no profit, perché anche una ricerca indipendente può avere dei risvolti di tipo economico. La situazione è che sicuramente è una grande opportunità per i ricercatori, le cui idee ovviamente possono essere portate avanti attraverso progetti di ricerca soltanto se c'è qualcuno che finanzia queste idee, ed è altrettanto importante per coprire tutte le cosiddette aree grigie della ricerca che oggi non permettono al Servizio Sanitario Nazionale di basare tutte le decisioni sulle migliori evidenze disponibili, perché di alcune aree di ricerca sostanzialmente noi abbiamo territori desertificati, cioè non abbiamo nulla su cui poter basare le decisioni. A livello europeo si evidenziano delle criticità per quanto riguarda la sanità in Italia, è così? Assolutamente sì, noi come GIMBE stiamo sostenendo questa campagna ormai da 5 anni che si chiama Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale, e proprio recentemente abbiamo effettuato un monitoraggio anche dei programmi elettorali dei diversi partiti, delle forze in campo per le elezioni appena delle pregresse consultazioni elettorali, da cui è venuto fuori che nessun partito ha predisposto un piano di salvataggio per la sanità pubblica con idee anche per la ricerca anche abbastanza frammentate. Per cui in occasione della nostra conferenza GIMBE il 2 marzo a Bologna abbiamo lanciato un vero e proprio piano di salvataggio in 12 punti che sarà oggetto di presentazione del 3° rapporto GIMBE sulla sostenibilità al Senato e che ci permetterà di monitorare le azioni del prossimo esecutivo. I nostri politici quindi anche a livello europeo dovrebbero interessarsi di più di sanità e ricerca? Assolutamente sì, perché quello che sfugge spesso è che la sanità viene percepita come un costo e non si apprezza quello che è il valore sociale del sistema sanitario, perché quando il cittadino sta bene, lavora meglio, produce di più, quindi quelle che sono le relazioni tra il livello di salute della popolazione e il PIL generato da un paese sono ampiamente documentate in letteratura. Continuando a disinvestire sulla sanità e puntando soltanto sulla ripresa del lavoro e dell'economia mi sembra proprio una mission impossible, perché se i pazienti hanno bisogno sostanzialmente di assistenza, di cura, devono stare a casa per assistere i propri familiari malati, ovviamente quello è forza lavoro che viene in meno per il Paese.